parte la riforma che ridisegna la geografia giudiziaria in Italia e che cancella di fatto il 47% degli uffici giudiziari italiani. E scatta così la protesta degli avvocati. In Campania, nelle sezioni distaccate di Marano e Casoria, i legali si sono dati appuntamento all'esterno dei tribunali per manifestare il loro dissenso contro la cancellazione dei presidi giudiziari e la sospensione delle attività. Ministro Cancellieri, dimettiti, è chiuso per fallimento. Sono due degli striscioni che sono stati esposti all'esterno del Tribunale di Casoria. I presidi giudiziari di Marano e Casoria, assieme a quello di Ischia, dovrebbero continuare ad espletare le loro funzioni per i prossimi 12 mesi, esclusivamente per i procedimenti pendenti e nonostante l'imminente apertura del Tribunale di Napoli Nord ad Aversa. Tuttavia, alla luce delle gravi carenze di organico, il presidente del Tribunale, Carlo Alemi, ha sospeso a tempo indeterminato tutte le attività amministrative e giudiziarie dei tre presidi della provincia di Napoli. Una situazione paradossale, come spiega l'avvocato Francesco Castaldo, presidente dell'Associazione Forense del Tribunale di Afragola. Qui ci sono tutti i rappresentanti delle tre associazioni, Afragola, Frattamaggiore e Casoria. Lo stesso presidio lo stanno facendo a Marano, perché sta nella nostra stessa situazione. Alla fine si è verificato quello che noi temevamo, la paralisi totale. Noi abbiamo fatto un manifesto una settimana fa dove annunciavamo disastro annunciato del Tribunale Napoli Nord e così si è verificato. C'è una paralisi totale qui, ma ci sarà anche ad Aversa. Non c'è assolutamente, non ci sono magistrati, non c'è personale. Noi non siamo mai stati contrari alla riforma, ma perché la riforma porta a un miglioramento della giustizia, non a un peggioramento, addirittura a una paralisi totale. Il personale ora in servizio è stato trasferito al Tribunale di Napoli Nord, che sarà competente per il territorio delle sezioni distaccate ed entrerà in funzione sabato. Viene meno il diritto dei cittadini a ricevere un'adeguata tutela giudiziaria, bloccando 40.000 procedimenti in corso, avverte Nicola Orefice, presidente della Camera Forense di Casoria. Penso che ci organizzeremo anche all'inizio della settimana prossima per ulteriori manifestazioni di protesta al fine di evidenziare questo problema che è veramente grande, perché significa non solo da un lato il fallimento della giustizia, dall'altro significa negare il diritto alla giustizia, che è un diritto costituzionalmente garantito dalla nostra magnifica Carta Costituzionale.